A Teramo, visto i ritardi nei lavori su Ponte San Gabriele, l'assessore Cavallari ha inviato una lettera ai vertici abruzzesi e nazionali dell'ANAS per chiedere che vengano accelerati gli interventi messi in campo su un ponte cruciale per la viabilità cittadina. Dopo la messa in sicurezza dei piloni, sono cominciati i lavori su una parte dell'impalcato, con il ponte che resta percorribile a senso unico verso Piazza Garibaldi, ma dopo essere stati completamente fermi per una settimana, adesso sono ripresi con un ritmo eccessivamente lento. I lavori su Ponte San Gabriele sono ripresi da qualche giorno, sempre con un andamento molto lento. Questi sono i motivi per cui abbiamo ritenuto necessario dover sollecitare sia ANAS il compartimento Abruzzo e sia ANAS nazionale affinché si potesse dare veramente un impulso alle attività lavorative. Non ci possiamo permettere che questi lavori proseguano all'infinito, così come da quando è stato aperto il cantiere di Ponte San Gabriele. Sta diventando un problema alla viabilità e non solo in questo caso perché metà corsia è occupata dai lavori, ma anche perché l'altra metà sarà utilizzata per ulteriori lavorazioni. Quindi abbiamo ritenuto necessario dover sollecitare per iscritto ad ANAS con due note differenti nel giro degli ultimi 10 giorni la necessità di dare veramente attraverso il direttore dei lavori, attraverso la committenza, alla ditta un impulso particolare per poter proseguire più velocemente possibile questi lavori. Riteniamo di aver fatto bene perché nonostante che il cantiere non sia una competenza del comune di Teramo, ma afferisce sul nostro territorio e questa è la necessità per cui i lavori che proseguono così lentamente possono provocare dei problemi alla viabilità cittadina e non solo. Queste sono le cose che ci hanno indotto a dover sollecitare veramente con forza ANAS affinché si potesse veramente cambiare un atteggiamento che ci ha visto fino ad oggi parte in causa di un'attività ma che tecnicamente il Comune di Teramo non c'entra nulla, ma non potevamo fare a meno di non sollevare questa problematica.